Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che abbiamo attraversato un deserto caldissimo e sconfitto una manticora. Ora siamo arrivati a Calais e subito la prima cosa che troviamo... Entra, dai un'occhiata alle nostre belle armi. Vedo che te intendi, vediamo allora che cos'hai di bello. Hai una bacchetta gelo e basta di nuovo, perché il resto... è roba che abbiamo venduto noi. 167 183. Dobbiamo effettivamente un attimo, come ho detto, appianare loro due. Non dobbiamo lasciare indietro nessuno. Ecco a te. Quella vecchia però non la vendiamo. Voglio vedere ovviamente prima mia come cambia le statistiche. 170. Vedi? Già è qualcosa. Lord Ammet vende fuori tutte le sue armi migliori. Queste non sono male, ma neppure le migliori produzioni di Calais. Insomma, se trovassimo e riportassimo indietro Ammet... chissà magari cosa potremmo trovare, giusto? Ma guarda, lì c'è una statua. Oppele! Vediamo... cosa si nasconde qua dietro. La galleria di Calais. Ah... aspetta, ecco, esatto, mamma mia. Allora, prima di proseguire, o meglio, prima di tornare indietro, portiamo tutti quanti a 4 digin. Tacchete, niente più acqua, ovviamente istantaneo. Ma quella è la magia. E tu, vieni con noi. Pa, 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 pa. Digin Marte Vampa si unisce a Geco. E direi che va benissimo che si unisca a noi, giusto? Spira di argilla anche per noi, resurrezione e sfiancamento. Come abbiamo già visto, Garrett e appunto Geco in questo caso, siccome sono l'uno l'inverso dell'altro, guadagnano le stesse cose scambiandosi Digin. E devo dire che in realtà è un ottimo scambio. Anche perché le abilità che ottengono entrambi hanno tutte e due sia fuoco che appunto terra. Quindi diciamo che se la scambiano bene. E ora, come ho detto la volta scorsa, possiamo tornare di sopra. E rieccoci a Volt. Dobbiamo fare due cose qui. Prima di tutto, prendiamo l'osso, che l'altra volta l'ho dato al cane, ma diciamo che si è resettata la cosa. Seconda cosa, andiamo dal sindaco. Dobbiamo parlare con lui. Oh, Geco, bentornato a Volt. Ah, mi spiace, da quando siete andati via ne sono successe di tutti i colori. Quei ladri che avete catturato sono evasi. Avevamo paura che fossero venuti a cercarvi. Li avete visti per caso? No. Va bene, ma fate attenzione, chissà cosa potrebbero fare. In realtà, poco e nulla. Quei ladri noi non li rivedremo mai più per tutto il gioco. In questo gioco. Perché, facendo questo processo, parlando col sindaco, sbloccheremo qualcosa nel prossimo gioco, ma ne riparleremo. Andiamo dal cagnolino, non prima però di essere andati qua sopra a suonare la campana. Ecco, esatto. Dai che ci portiamo a casa un altro Digin. Diamo l'osso al Baubau, usiamolo. Ecco fatto. Lui saltella in un punto facendoci capire, guarda che potrebbe esserci qualcosa lì. E infatti, ovviamente lo puoi sbloccare anche senza andare lì a dargli l'osso, ma siccome è un bravo cane, noi glielo diamo. Questo è un mimic, secondo me. Come se non lo sapessi, dai. Come se non fossi preparato ormai. Voglio vedere quanto facciamo con Spira d'Argilla. Mentre voglio vedere quanto facciamo con Meteor Colpo senza aumentare le statistiche. Cioè, o meglio, le aumentiamo, ma voglio vedere quanto gli facciamo. Vediamo, 30 per tutti. Allora, 89 e con Meteor Colpo 175. Ok, sono abbastanza sicuro quindi che il Mimic sia debole al fuoco. Abbassiamo le difese mentre Garrett continua ad attaccare. Ecco qua. Chissà se c'è un limite massimo
non ha funzionato. Se c'è un limite massimo di quanto puoi aumentare delle statistiche, tipo più di 100 non puoi salire, per dire, una roba del genere. Comunque, siccome non ha funzionato abbassargli le difese, io aumento il mio attacco e tanti cari saluti. Vediamo, 31-30, 21-21. Forse non serviva neanche più farlo di nuovo, però l'abbiamo obliterato, come farebbe Exodia. Dunque. Sotto Volta c'è una bella e grossa caverna. Interessante. Allora, anche un po' di enigmi ci sono qui a Volta. Enigmi che non sono nulla di complesso, parliamoci chiaro. Ma c'è un punto di questo enigma che potrebbe dar fastidio. Intanto turbiniamo questo. Ecco qua. E vediamo. Un oggetto che aumenta le statistiche, ma non so quale. No, le manopole. Bene. Abbiamo fatto bene a non comprare nuovi guanti, allora. Anche perché non ce n'erano. Più attacco. Beh, non è male, Non è male, vediamo. A noi 253, a Garrett 249. Beh, questi guanti sicuro sono buoni, quindi per un po' ce li scambieremo tra di noi. Anzi, a proposito, lo scudo qui, vediamo, 138 di difesa. Tieni, Garrett. Belli quei guanti, belli. Allora, credo che questo sia abbastanza easy. Dobbiamo semplicemente 1, 2, 3, 4 e 5 ghiacciarlo. Quindi, ecco fatto. Ora, ovviamente, 1, 2, 3, 4 e 5. A posto. Vediamo cosa c'è qua sotto. Ah, perfetto, questa è l'uscita. Quindi, proseguendo da questa parte, che cosa troviamo? A parte uno spettro mago. Vediamo quanto ci vuole ad ucciderli. Marsa gelida! Due colpi come al solito del gruppo. E li facciamo fuori. Facili, facili. Niente di complesso, insomma. Allora, giusto per sicurezza, usiamo ogni tanto rivelazione per vedere sempre se c'è qualcosa. Qui non c'è nulla. E di qua? Allora, c'è un'altra scala, altre due scale, vediamo. Eccolo qui. Questo è un puzzle fastidioso, purtroppo. Devi vedere dove cadono le gocce ed evitare di far spegnere la fiamma. Credo che utilizzerò spostamento per semplificarmi la vita, in realtà, non per questo. In realtà volevo metterlo sul tasto, esatto. Allora, 3, 2, 1, vai. Ecco, no! Cavolo. Certo, a mano no e con la psicoenergia sì. Va a cagare. Comunque, il gioco qui in questo pezzo è punitivo perché ovviamente tu dovresti fare tutto il giro per evitare tutte le gocce. Quindi aspettiamo. Ecco qui, vai. Tu non hai il tempo materiale, diciamo, di usare né la psicoenergia per spostarlo di lato, né di andare dall'altro lato a spostarlo a mano. Per esempio, se io adesso facessi quello che qualcuno potrebbe pensare, ovvero perché non lo sposti in alto e poi lo sposti a sinistra, in questo caso verso l'alto, perché come ho appena detto non avremo il tempo né con la psicoenergia né a mano di poterlo fare. Quindi facciamo tutto il duro lavoro a mano. Ecco qua, aspettiamo che cada di nuovo la goccia. 3, 2, 1, vai. Vai, ecco qua, a posto, siamo salvi. E il passaggio è aperto. Oh, che questo tra l'altro è lo shortcut di prima. Cioè, parliamoci. Ma almeno ce lo siamo levati. Questa volta invece che andare di sotto andiamo di sopra. Ecco qua. E l'acqua scomparve. Lascerà giù qualche macchia d'acqua che potremmo congelare.
No, stranamente. Ah, l'ha cambiato, ora è da questo lato, ecco perché ci serviva lo shortcut. Oh, cosa sei tu, un gargoyle o un troll feroce? Vediamo quanto siete feroci. Vediamo se basta. Sono un po' più resistenti dei nemici che abbiamo incontrato fino ad ora. Ma un giro d'attacco di tutto il gruppo ce li leviamo già dalle scatole. A posto, quindi. Ecco fatto, lo shortcut è già aperto. Perfetto. Quindi qua è allagato. Noi possiamo proseguire da questo lato. Aspetta, fammi vedere una cosa. Ok, lì possiamo saltare, perfetto. Qua non c'è nulla? Sembrerebbe di no. Entriamo nella porticina che si è appena aperta. Andiamo da questo lato. Appena, esatto, i prompt funzionano. Ecco fatto, ed eccoci. Ah, finalmente. Gesù, l'abbiamo ottenuto. Ah, che bello. Plim. Linfa ottenuto. Linfa, tra l'altro, è un ottimo Digin. O meglio, non è niente di eccezionale, ma almeno come effetto è buono. Attacca e ruba punti salute al nemico. 257 come attacco, non ci cambia nulla. Se lo diamo a lui, 264 d'attacco, diventa un barbaro. Direi che Garrett è bello che contento. Comunque, ora dobbiamo uscire da qua. Non è semplice, purtroppo. Basta rientrare dentro la grotta, usare ritirata e usciamo dall'altra parte. Clic. E con questo Volt è sistemato.